Aggiungi un ospite perché possa partecipare al tuo video in diretta. Stiamo informando i tuoi followers che hai avviato un video in diretta. Allora, salve a tutte e tutti. Buon sabato notte dal vostro Sant'Enchan. Sto improvvisando questa live, non so se vendrà qualcuno in diretta. Io non so se poi la salverò in un mio canale di YouTube. Ma vi volevo informare che domani ci sarà, domani notte, ci sarà una mia premiere nel mio canale di YouTube Sant'Enchan. Ci sarà una premiere nel mio canale di YouTube Sant'Enchan domani notte. Come sempre mi devo preparare per fare la live durante la live. Vediamo un po', che io ho ancora utilizzato poco questo tripode con l'anello. Ah, così. No, così non mi piace. Poi vediamo un po' di aumentare il brillo dello schermo, se ci riesco. Così dovrebbe andare bene, ma mi piace più bianco. Più bianco, che sembra abbronzato poi. Allora, vi volevo dire che domani io sto in premiere in YouTube. Oggi ho caricato degli shortini, degli short. E ho visto che con il tempo in Instagram si vedono le mie live, si vedono più che nella piattaforma Viola. Poi vabbè, c'è Kuai del quale io ho caricato dei video qua, ma no, non si vedono molto. Una piattaforma cinese che ti dà 300 visualizzazioni a video, 700, ma più di quello no. Devi fare 30 video al giorno, ci sono le sfide, i duelli, e alla fine diventa un obbligo stare lì tutto il tempo. Poi dietro di me, come potete vedere, ci sono molti libri. C'è anche il giraffino. Io l'altra volta mi sono filmato in una live dalla panca, che lì c'ho una panca con i cuscini e il giraffino. Adesso voglio stare più vicino allo scrittorio. Attendi, stiamo inviando. Oh, qua continuano a inviare, ma io sto in diretta già da tempo. Vediamo un po' qua. Cerca, quando qualcuno accede, chiunque possa vedere i suoi video in diretta potrà vedere anche questo. E certo, suggeriti, non c'è nessuno ci ha suggerito. Ah, per partecipare.
Ecco, sto invitando un po' di gente. Chi viene alla chat? Costantino, Cosimo, Guido. Beh, sto invitando un po' di gente. Guadagno rapido. Vabbè, niente, no, era per fare partecipare più persone, che almeno molti non possono venire. Allora, vabbè, io faccio questa live della notte qua. Molti non possono partecipare, non possono partecipare, non possono partecipare. Pensare che adesso mi sto filmando con il mio cellulare del 2021, non con quello che mia madre mi ha comprato. Mia madre mi ha comprato nel marzo di quest'anno, 23. Ta-tan! Questo è molto buono. Il Motorola Edge 30 Fusion. Camera da 50 megapixel. E poi macro grandangolare tutto insieme, qualcosa del genere, 12 o 13, qualcosa. Però è sufficiente 50 megapixel, altrimenti i video pesano troppo se sono 65, 100, 200. Ecco, a voi il Motorola Edge 30 Fusion, che è superiore al Neo. Poi viene il Pro e l'Ultra. Adesso sono uscite le serie, perché questo è di fine 22, sono uscite le serie 40, Edge 40, tanto Edge 40, poi Edge 40 Fusion, Neo Fusion, Pro e Ultra. Però la differenza tra l'Edge 30 Fusion e l'Edge 40 Fusion è minima. Non vale la pena spendere di più per un 10%, a meno che tu, vabbè, dici, voglio avere l'ultimo, le attualizzazioni Android, queste cose qua. Però, con rispetto al cellulare col quale mi sto filmando, c'ha, non so se 36 gigabyte, e Android 10 One, questo c'ha 256 gigabyte, e non ha Android 12 One o Plus, che addirittura adesso, qualche mese, questa settimana o mese fa, non mi ricordo più, si è aggiornato a Android 13 e forse fra poco si aggiornerà pure a Android 14, perché in pratica c'è tre attualizzazioni. Arriverà a Android 15 entro la fine dell'anno prossimo, magari. Poi certo, se tu prendi l'Edge 40 Fusion, arriverà fino all'Android 16, ma veramente poco importa. Io ho avuto il cellulare Motorola Moto X seconda generazione, che mia madre mi ha regalato a fine 2015, ma che in pratica è uscito a inizio del 14, che c'aveva Android 6, passato da, ha avuto un'attualizzazione di sistema operativo, non mi ricordo quale aveva prima, Marshmallow, non so se prima c'aveva, c'aveva prima, e è andato a finire a Marshmallow nel 2016, primo trimestre del 2016.
Ma 2300 di batteria, e io qualche volta si spegneva solo, poi nelle dirette si riscaldava come una padella, poi molte volte andava sotto il 15%, lo ricaricavo fino al 100%. Oh, mi è durato ancora integro fino a fine 2022. Mia madre ha voluto regalarglielo a una sorella sua, una mia zia, altrimenti io non gliel'avrei regalato perché ancora funzionava bene, funzionava benissimo. Quindi, e c'aveva un sistema operativo che ormai era datato perché ha fatto solo una attualizzazione, non tre. Quindi, se questo arriva a avere Android 15 invece che 16, cambia poco. Poi lo posso utilizzare se lo conservo bene, se mi dura tanto, se non mi cade né nulla. Posso utilizzare dopo l'ultima attualizzazione altri 15 anni, magari altri 5-10 anni. E adesso vorrei sapere dove cavolo ho messo gli occhiali. Ce n'ho due di paia di occhiali bifocali, per computer bifocali e per computer. E adesso vi devo salutare. Ciao, buon sabato notte, buon fine settimana, buona domenica. Ci rivediamo. Ciao.